Mi compiaccio con l'organizzazione perché è stata la prima volta che è stato dedicato un convegno al cargo aereo in Italia e questo secondo me è già un segnale importante dell'attenzione anche mediatica, insomma, che il settore sta acquisendo. Se ne parla poco, ma il trasporto aereo merci in Italia trasporta in termini di volumi il 1-2% del totale delle merci, ma in termini di valore si tratta del 30-35%. E quindi è un settore strategico perché si parla di prodotti finiti, di prodotti ad alto valore aggiunto, quindi high tech, automotive, auto di lusso, piuttosto che prodotti del fashion, food and beverage, quindi insomma il made in Italy esce dall'Italia soprattutto per via aerea. Ed è un settore che negli ultimi 2 anni è cresciuto in doppia cifra, quindi anche grazie al traino dell'e-commerce, che è uno dei temi anche principali di questo evento, è un settore che è in grande crescita e c'è tutto un comparto in Italia che ne sta beneficiando, penso agli spedizionieri, penso agli aeroporti, alle compagnie aeree, agli handler aeroportuali, a chi fa il trasporto su strada, quindi ben venga che se ne parli. Il sottoscritto ha anche aperto una testata online dedicata che è Air Cargo Italy per dare maggiore visibilità a questo settore, che se veramente l'e-commerce è il futuro non può che avere margini di crescita ancora più importanti per i prossimi anni. Si è parlato ad esempio del fatto che Malpensa, che è l'aeroporto principale in Italia perché copre oltre il 50% del mercato, ha importanti margini di sviluppo in termini di nuovi investimenti, quindi nuovi magazzini, nuovi vettori all cargo che si stanno insediando. Magazzini ad esempio come quelli di DHL che verranno aperti nei prossimi mesi, quindi ad esempio si è toccato l'argomento della importanza crescente del settore anche come investimenti a terra negli aeroporti, si è affrontato il tema della necessità di acquisire nuovi collegamenti perché più collegamenti ci sono e più merci partono dall'Italia invece che magari decollare da altri aeroporti del centro nord Europa. E poi più in generale si è fatta un po' una panoramica su quello che funziona e quello che ancora invece andrebbe fatto. Un aspetto molto importante di cui si è discusso nel convegno è il position paper dedicato al rilancio del cargo aereo che il Ministero dei Trasporti ha dedicato appunto a questo settore. E lì ci sono delle misure che servirebbero per dare slancio a questo settore, tra cui una ad esempio è stata già attuata ed è la non necessaria autorizzazione per il trasporto delle merci aeree che possono circolare liberamente anche nel weekend, ma poi ci sono anche altre misure come le ZES negli aeroporti piuttosto che altre piccole misure peraltro a costo zero che se venissero attuate sarebbero un incentivo ulteriore alla crescita di questo comparto.